Ok, benvenuti. Vedremo questa sera, nella prossima lezione, come fare degli oggetti di questo tipo. Questa qui è una lampada che ho realizzato semplicemente partendo da questa immagine. Adesso manca la texture, ma è abbastanza evidente che l'oggetto rispecchia abbastanza quello che voglio realizzare, ok? Quindi, come facciamo? Innanzitutto abbiamo visto, si parte da una foto, questa, l'ho cercata una lampadina, vabbè, si può fare anche per cose più semplici, l'ho voluto fare per una roba, per un qualche cosa di un pochetto più interessante. Quindi lo salviamo sotto Downloads, lampada del genio, e poi entriamo in Blender. Vedete, qui l'avevo stavo già facendo, ovviamente un pochino troppo grossa, ma non è fondamentale. Partiamo da zero, new. Quindi cancelliamo tutto, siamo nella solita il solito Blender col nostro cubo. La cosa importante che dobbiamo fare, e che è una novità rispetto al passato, è di gestire un'immagine di sottofondo. Come lo facciamo? Andiamo sul N, quindi NN. Ok, ho ripristinato i tasti premuti, vedete qua, così vedete quello che faccio. Allora, background image, andiamo qua, sulla costola destra che si accende e si spegne premendo N. E poi selezioniamo background image e gli aggiungiamo sotto un add di un'immagine. L'immagine la andiamo a cercare sul nostro computer open e l'abbiamo messa più o meno sotto documents e c'era. Aspettate, dove l'abbiamo messa? Sotto Save Image As, sotto Downloads l'avevamo messa, ok? Quindi sotto Downloads vuol dire che la troviamo tipo qua, doppio clic, l'immagine esiste, è stata caricata e allora, qui dobbiamo fare un attimo di. Allora, tutte le viste sì. Allora, si vedrà l'immagine, ma a condizione che abbiamo una vista tipo 1. Se premiamo 1 nel tastierino numerico, vediamo l'immagine dietro, no? Quindi possiamo praticamente vedere l'immagine, allontanarci e avere appunto una traccia su cui lavorare. Ora, per fare le cose bene occorre che l'immagine sia perfettamente allineata con i nostri assi, il nostro asse blu, così almeno facciamo meno errori. E questo lo si ottiene modificando leggermente, qui c'è un'opzione che permette di spostare la X. Vedete che se faccio questo sposta l'immagine sottofondo in modo tale da averla allineata. E quindi la mettiamo, ecco qua, in modo tale che l'asse cerchi di essere abbastanza centrale. Essendo una foto non è possibile in assoluto, ma comunque è questa l'idea. Ora, entriamo pure in Edit Mode, ok? Qui abbiamo il cubo che però cancelliamo, cioè cancelliamo, essendo in Edit Mode, se noi abbiamo selezionato tutti i vertici, possiamo anche premere la X oppure il Canc, delete quello che è, e cancelliamo tutti i vertici e rimaniamo con una specie di oggetto vuoto. E questo oggetto adesso si chiama cubo, ma possiamo chiamarlo lampada. Ok? E a questo punto dobbiamo fare un lavoro di ritaglio, diciamo, lo chiamo io, nel senso che mi avvicino e poi cosa faccio? Premo col control click, chiamo tecnica control click, cioè aggiungo dei punti. Aggiungo dei punti, quindi aggiungo un punto proprio in cima, vedete? E poi man mano cerco di seguire il più fedelmente possibile, diciamo, il profilo dell'oggetto. Se le freccine mi danno fastidio durante questa operazione, posso togliere il manipolatore in modo tale da poter essere più libero di seguire.
E vedete che seguo più o meno. Adesso io farò un po' in fretta, ma voi dovrete fare con tutta la calma possibile. Diciamo che dovrebbero essere più o meno equidefiniti e possibilmente con più punti laddove la superficie è più curva. Se per caso un punto vi viene male, potete selezionarlo col tasto destro e poi col G lo potete muovere in modo tale da aggiustarlo, che è una cosa interessante. Anche questo è un pochino fuori, G. Spostate, tasto sinistro, confermate. Se avete dimenticato dei punti da aggiungere dopo, non lo spiegheremo in questa lezione, ma c'è ovviamente la possibilità di aggiungere punti e fare poi quello che volete. Allora, selezionate il punto sempre da estendere e poi col CTRL andate e continuate a fare, diciamo, il profilo. Poi, volendo, potete fare Shift, tasto centrale, muovete. Vabbè, adesso non è importante che sia perfetta, serve solo per darvi l'idea. Voi sarete sicuramente più bravi, più attenti a fare questo genere di profili in modo tale che venga qualcosa di... Allora, più 1, sono perso. Shift. Allora, qui appunto abbiamo detto che essendo più curvo ci andranno più punti. Ecco, poi, adesso lo aggiustiamo un attimo, cercate in modo tale che arrivi qua. Eventualmente aggiustate i punti, eccetera. Comunque l'idea fondamentale non è tanto quella adesso di farla perfetta adesso, ma di farvi vedere il senso. Ora, una volta che avete fatto praticamente tutta la metà destra, l'idea è quella di selezionare tutti i punti, vedete? Quindi che avete praticamente tutto praticamente lo spigolo. E esistono delle funzioni in Blender, ce ne sono tante, cioè qui vi faccio vedere una, che permette di fare lo spin di tutti questi punti, ruotarli attorno a un asse e quindi ottenere una specie di figura tipo di tornio, perché questa poi alla fine può essere ottenuta in questo modo. E dove lo trovo questa particolare opzione? La trovo qua con lo spin. Ora, in questa lezione non vi faccio vedere tutti i tasti perché sono tantissimi, ognuno di essi potrebbe avere delle implicazioni, però man mano, magari i più interessanti, ve li faccio vedere, gli altri ve li guardate per conto vostro. Spin, allora dicevo spin vuol dire ruota a tutti i punti, possiamo fare spin. Ecco, vedete lo spin qui ha fatto un disastro, nel senso che ha ruotato ma non si sa bene che cosa. Ecco, allora andiamo sotto a correggergli le cose. Quindi diciamo che lui deve ruotare fondamentalmente attorno all'asse Z, quindi qui ci deve essere 1 e gli altri assi devono essere possibilmente 0, 0, 0 e 1. Quindi vedete che qui ha già fatto un qualche cosa di interessante, ma ha fatto soltanto un quarto, perché qui c'è scritto che l'angolo di rotazione è 90 gradi e invece noi vogliamo fare 360. Okay? Vedete che quindi a questo punto lui ha effettivamente coperto tutto. È venuta più piccola perché la foto, il centro della foto era su una prospettiva diversa. Volendo poi si può aggiustare. Comunque al momento ci va bene così, no? Cioè lui ha fatto questa impostazione, il centro qui non ci interessa. Ecco, una cosa importante è questa, cioè che qui dove dice steps adesso ha fatto 9, ma possiamo dirgli di fare ad esempio per dire possiamo mettere 6. Vedete che fa 6, la fa praticamente esagonale. Se volete fare una lampada che sia abbastanza tonda, dovete mettere almeno 8, ma magari anche 16. Okay? Ecco, e così diventa tendenzialmente abbastanza facile da gestire. Una cosa, questa finestra qua rimane finché non muovete o non fate nulla sulla figura, quindi dovete prima decidere subito queste cose, perché non appena andate qua e no, la rotazione la tiene ancora, no?
Ma se a un certo punto fate delle altre operazioni del tipo andate in object mode, insomma, aggiungete punti, eccetera, perdete tutto. E più qui se seleziono tutto, tutti i punti, non ce l'abbiamo più. Altre cose interessanti, tra l'altro qui ci sono, dovete poi verificare che vedete che qui c'è un difetto perché non avevo fatto bene il punto in alto, quindi dovete poi correggerlo o rifarlo meglio. Comunque qui le altre cose interessanti che vi conviene fare è di rimuovere. Allora, qui vediamo, abbiamo 2629 vergini, vertici, facciamo remove doubles e vedete che è rimosso 37 vertici perché praticamente l'ultimo vertice, cioè l'ultima linea ve la raddoppiate, quindi in questo modo avete evitato di avere doppi vertici che non c'entrano, non fanno nulla di buono. Un'altra cosa notevole che si fa, tra l'altro qui una volta che avete fatto, se per caso proprio questi vertici qua in cima non vi piacciono perché sono sbagliati, appunto, potete andare a selezionare quei vertici, quindi con i trucchi che abbiamo visto l'altra volta, quindi per esempio con il B, ecco, selezionate questi vertici, voi poi li cancellate i vertici. Ah, perché sono finiti lì sopra, sono un po' strano, quindi facciamo una cosa, facciamo S0. Ok, e poi GZ, ok, lo facciamo magari, ecco, un pochino più, ecco, lo aggiustiamo, praticamente avete visto che l'ho spostato in modo tale che abbia un aspetto un pochino più umano. Un'altra cosa importantissima che dovete fare è quella di farci lo smooth, perché se gli oggetti che fate sono tutti molto tondi, come in questo caso, e se sono praticamente tutti tondi, è utile andare poi nella, eventualmente andiamo direttamente in object mode e poi qui c'è proprio lo shading smooth, vedete che vi permette di averlo tutto più o meno tondeggiante, anche se in origine non lo era. Questo l'abbiamo visto forse anche la volta scorsa. Quindi questa più o meno siamo quasi al punto che abbiamo visto prima, se non fosse che così non funziona in quanto c'ha le normali sbagliate. Quindi cominciamo a vedere anche le normali. Allora, per vedere le normali dobbiamo essere in edit mode, questo, e poi dobbiamo andare, quindi qui sulla destra c'è a un certo punto la possibilità, vedete qui c'è scritto normals, quindi possiamo vedere le normali sulle facce e possiamo aumentare e avere praticamente, vedete che vengono proiettate dei fasci di luce, diciamo, insomma, dalle facce. Però dovrebbero andare dall'interno verso l'esterno, mentre invece vedete che non è proprio così, è un po' un casino. Quindi l'aggiustamento dei normali è notevole, cioè importante, quindi lo facciamo sempre da adesso vediamo un po' se lo troviamo. Forse dall'object mode si potrà accedere. No, direi che dovrebbe essere una cosa del edit mode. Non trovo mai qua l'aggiustamento dei normali. Ecco, a meno che non sia negli altri menu. Ecco qua, sì, nel menu dello shading UVs. Allora, quando siete in questo menu, vedete che c'è Normals Recalculate, quindi si ricalcolano le normali. Però bisogna forse selezionare tutto l'oggetto, poi si fa recalculate. Ecco, vedete che avendo ricalcolato tutte le normali, adesso i raggi di luce escono nel modo giusto. Quindi se facciamo così, vedete che escono tutti e partono esattamente tutti uguali. Una specie di peluria che esce.
E poi potete toglierla, servirà solo per vedere i normali. E cosa succede se le normali non sono giuste? Quando le importate in Second Life, vi viene degli effetti di trasparenza non voluti. Comunque, la prima volta che avete a che fare con le normali sbagliate, vi rendete conto di cosa intendo, perché è molto, molto, molto antipatico. Fate l'export quindi del vostro oggetto, quindi chiamiamo lampada 3. Ok, e poi andiamo nel nostro mondo virtuale e facciamo l'import e vi faccio vedere tutto il giro dell'import, quindi upload mesh nel caso di Singularity oppure in Firestorm c'è l'equivalente. Upload, andiamo lampada 3 e qui abbiamo questo menu che vi ho fatto vedere nei filmati precedenti. A lezione non l'abbiamo ancora visto tanto, qui vi fa vedere come apparirebbe quando siete vicino all'oggetto, quando siete a distanza un pochino più alta dall'oggetto, dovrebbe. Vabbè, questo qui non permette Singularity di fare questo mestierino. Vabbè, comunque diciamo che accettiamo queste caratteristiche di default, facciamo l'upload e una cosa solo, è possibile a volte anche aggiustare le normali, anche se qui su generate normali, quindi a volte le normali le può anche ricalcolare lui se fossero sbagliate in testa, però è meglio avere le normali a posto già da Blender, ok? Questo qui lo chiamate lampada 3. Fate l'upload e qui su OpenSim la lampada vedete che esce, diciamo, più facilmente. Su Second Life ci impiegherà molto molto di più. E poi potete giocarci e potete metterci ad esempio sulle texture. Vabbè, a me piace fare questi effetti qua per dargli un aspetto metallico molto facile. Vedete? E quindi finché non imparerete a metterci le texture, questo è un po' l'effetto. Ora vedete che io, avendo usato pochi punti, perché ho fatto in fretta il video, l'oggetto risulta sì tondo attorno ai singoli cerchi, ma fondamentalmente un po' squadratiello nei punti, diciamo, in cui dovrebbe essere tondo. Per ovviare a questo inconveniente dovreste usare più punti, quindi il profilo dovrebbe, qui ad esempio invece di fare 1, 2 e 3 punti, dovreste metterne almeno uno in mezzo, e così otterrete una lampada bella da vedere anche da vicino, anche se devo dire che una cosa del genere anche da lontano, non, cioè, insomma, si possono essere anche quasi tollerabili. Ricordate che ogni punto in più che aggiungete poi viene moltiplicato per tutti i punti attorno alla circonferenza e quindi genera comunque tendenzialmente un peso. Quindi tenete conto che ogni 500 punti è circa un land impact a grandissime linee e quindi vi regolate di conseguenza. Credo che per questa settimana è abbastanza tutto, speriamo di riuscire a farlo anche a lezione.